Un altro ospite esperto del settore e siamo qui con il dottor Corrado Palmas. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, dentista sardo all'estero, come sempre ci tengo a specificare questa cosa perché tu sei esperto in riabilitazioni estreme della bocca e diciamo lavori tra l'Italia ma anche l'estero, precisamente tra la Moldavia e la Romania, giusto? Esatto. Questi sono dei punti focali nell'est dell'Europa dove si concentrano molte riabilitazioni complete della bocca. Parliamo di quei pazienti che hanno perduto completamente i denti. Tieni conto che anche in Asia esistono delle zone dove si concentrano questi tipi di riabilitazioni, ma anche in Centro America. Gli americani vanno in Centro America, gli europei vanno nell'Est Europa, quelli che devono eseguire riabilitazioni estese, quindi anche costose, per motivi economici trovano per esempio gli australiani in Thailandia, delle zone dove possono permettersi queste terapie a un prezzo inferiore. Questo determina poi un volume enorme di pazienti che vengono curati in queste aree. Chiaramente anche nel resto dell'Europa vengono realizzate queste riabilitazioni. Però insomma sono più diffuse, diciamo, in certe parti del mondo, d'Europa. Sì, c'è un fenomeno che si accende in maniera naturale quando tu metti in comunicazione con gli aerei a basso costo, come le famose compagnie low cost, nazioni costose in contatto con nazioni economiche. Lo stesso avviene anche per tanti altri servizi, anche per esempio il manifatturiero, oppure anche i servizi di altra categoria, anche il food per esempio. Non tutto viene prodotto qua, ma gran parte viene prodotta all'estero. Allora, noi ti abbiamo già intervistato varie volte, quindi sicuramente da casa si ricordano, ti conoscono e sanno anche che ogni volta parliamo, insomma, tocchiamo dei punti, diciamo, principali del tuo lavoro. Come sempre parliamo di denti fissi senza osso, ma oggi ti vorrei fare queste domande specifiche in modo tale da chiarire anche dei dubbi a casa. Quali sono le soluzioni che abbiamo oggi per mettere i denti fissi ai pazienti che non hanno più osso? Allora, ci sono le soluzioni classiche, quelle che sono state battute per tanti anni, che sono ancora valide, sono nei protocolli, ed è la ricostruttiva dell'osso, quindi andare a rigenerare l'osso lì dove non c'è, con risultati che chiaramente non sono del 100%, e quindi bisogna lì bilanciare quanto il paziente, insomma, se la sente di andare sotto i ferri, fare un intervento dove però non c'è una garanzia certa del risultato che si ottiene. L'altro è andare invece a tenere l'osso che c'è, l'altra tecnica è modificare l'osso, magari espanderlo, fare di un osso sottile un osso un po' più spesso, oppure ci sono delle tecniche più moderne dove si bypassa il problema, come le tecniche che usiamo noi, dove non c'è l'osso, il problema non c'è, a noi l'osso non serve. Noi ci andiamo ad attaccare su altre zone delle mascelle, si chiamano queste ossa basali, ossa che non si modificano, come il cranio, piramide del naso, lo zigomo, la parte esterna della mandibola, sono tutte zone quelle che sono stabili durante la vita, non si vanno a riassorbire, e lì noi ci possiamo attaccare con degli impianti fatti su misura e andare poi a mettere i denti fissi. Quindi principalmente sono queste tre le categorie di intervento che si possono fare. Intanto stiamo vedendo, insomma, delle immagini, dei video di quello che è, insomma, sì, la tua attività. Questa è la clinica per esempio della Moldavia, siamo in tanti, siamo già ormai più di 300, è una, potremmo definirla una multinazionale dei denti fissi, siamo presenti in tre nazioni, in futuro saremo presenti anche in America, Emirati, stiamo già connettendo altri continenti, perché comunque tenete conto che questi tipi di pazienti, questi tipi di problematiche sono problematiche diffuse a livello mondiale. Sicuramente gli americani vanno a spendere molto, molto di più che in Europa per una riabilitazione di questo tipo. Una bocca completa su impianti a New York, per esempio, va a spendere un paziente sopra gli $80,000. Bilancia di farsi 6 ore di volo per venire magari a Milano o Bucarest e risparmiare magari sui $50,000, 6 ore di volo, insomma ne passiamo molte di più nel traffico. Direi che insomma le farei anche io, sinceramente. Andiamo avanti, quali sono i tipi di chirurgie alternative che esistono per ricostruire l'osso?
La chirurgia che noi possiamo eseguire è una chirurgia quindi o rigenerativa o di modifica dell'osso o non rigenerativa né di modifica, ma semplicemente teniamo quello che abbiamo, lo sfruttiamo. Quelle che danno insomma dei risultati ottimali sono chiaramente quelle adatte al paziente, quindi va ogni volta la prima cosa da fare andare a capire su quel paziente che tipo di chirurgia è corretto fare. Quindi giustamente voi analizzate caso per caso. Caso per caso. Non c'è una chirurgia che va bene per tutti. Sarei un furfante a dire che è così, assolutamente, anzi pericoloso dire così, non sarebbe corretta informazione. Ogni paziente deve essere analizzato singolarmente, bisogna vedere la storia clinica, il perché ha perduto i denti. Un paziente che ha perduto i denti per incidente stradale è diverso da un paziente che li ha perduti magari perché aveva un tumore. E anche le soluzioni sono differenti, ecco. E bisogna tenerne conto di questo. Ecco, questa è una cosa molto importante. Tra l'altro mi ricordo che tu la specifichi sempre perché avevi fatto l'altra volta il confronto anche con chi magari se ne approfitta un po' o comunque applica delle strategie per tutti, non analizzando in particolare le problematiche di un determinato paziente. Un medico è una persona che deve ascoltare prima il paziente, la storia più remota, quella prossima, e anche ascoltare quella che è la sintomatologia. Mi fa male qui, mi fa male là. Certo. Sarebbe un po' strano entrare da un medico appena varchi la porta e ti dice tu devi prendere questo antibiotico solo guardandoti in faccia. No, ci sono da fare delle analisi, degli esami e anche delle indagini. È un po' un investigatore il medico, deve capire cosa è successo nella scena del crimine, ricostruire la balistica e trovare il colpevole. Se no si rischia di accusare le persone sbagliate. E come vengono realizzati gli impianti sui pazienti che non hanno più osso? Vengono realizzati con oggi col computer, viene eseguita una TAC tridimensionale delle ossa del paziente, quindi parliamo di quei pazienti, non di tutti, di quelli che sono arrivati all'osso basale dove non c'è più una indicazione alla ricostruzione dell'osso. Su questa TAC 3D viene realizzato il futuro impianto su misura, come un abito su misura, tailor made si dice in inglese, che va a calzare esattamente il negativo sulla forma dell'osso. Dopo viene prodotto con dei robot che producono delle stampanti di metallo, quella che è la forma 3D dell'impianto che è stato disegnato, ecco vediamo qua per esempio i designer, e viene infine dall'equipe chirurgica posizionato sulla base ossea. Un intervento. C'è un grande lavoro dietro, sì, questo non c'è dubbio. Più a produrlo che a farlo l'intervento. Produrre l'impianto ci vogliono un paio di mesi, a disegnarlo, avere le approvazioni e certificazioni, tutta la burocrazia che c'è dietro. L'intervento in sé dura un'oretta e mezza. Eh beh, dai, quanto tempo occorre quindi per avere di nuovo i denti fissi senza osso? Confronta la natura che ci mette 6 anni a crescere un riusciamo dente, riusciamo a ridurre, riduciamo fino a 1 ora e mezza, poi bisogna aspettare che le gengive guariscano, le gengive guariscono nell'arco di 2 mesi, 3-4 mesi finisce di guarire l'osso, certo. A quel punto in 6 ore noi realizziamo i denti definitivi, che dai. Sono, noi chiamiamo denti, ma non sono denti, sono materiali artificiali. Certo, però dai, da 6 anni a 6 ore direi che in proporzione conviene, è imbattibile, va fatto. Tengo sempre a precisare che sono materiali artificiali, perché sennò c'è certo. Anche lì il rischio di fare cattiva informazione, anche usare il termine denti come una volta, non sono denti come una volta, certo. Sono delle protesi, delle simulazioni. Vabbè, ma meno male che ci sono, cioè ringraziamo anzi. Meno male che ci sono, ma avere consapevolezza di cosa si sta mettendo nel corpo umano è la base di partenza corretta per poi fare il mantenimento o evitare di rompere i denti. Certo, però mi metto nei panni di chi magari ha, cioè soffre di questi disagi, magari si sente anche proprio a disagio, veramente. Io dico sempre, non serve a nulla avere una Lamborghini o una Ferrari se c'hai comunque una dentiera mobile in bocca. Puoi avere di più, ci sono delle tecniche oggi per arrivare anche ad avere di più da quel punto di vista. Sicuramente il lato psicologico è
ridare felicità e voglia di vivere alle persone. Ci sono persone che girano con la dentiera in tasca perché neanche più con la colla sta in bocca. Immagino una donna di 50 anni che vita può avere. No, certo, assolutamente. Quindi dico meno male che esistono queste strategie. Ti faccio un'ultima domanda per chiudere la nostra intervista di oggi. È possibile fare degli interventi in anestesia generale? Certamente, non è il paziente che decide il tipo di anestesia, ma il medico che decide che tipo di anestesia va fatta, se è una sedazione leggera, se la sola anestesia è sufficiente, oppure se c'è bisogno di addormentare il paziente perché ci sono delle condizioni o delle patologie che necessitano di essere monitorate durante l'intervento. Sono sempre farmaci quelli che vanno utilizzati. Quindi non stiamo andando a addormentare il paziente con l'ipnosi, devono essere usati dei farmaci e questi farmaci hanno delle indicazioni e controindicazioni. Si può fare, noi e i nostri dipartimenti maxillofacciali eseguiamo anche questo tipo di anestesia, vanno fatti prima degli esami specifici e se ci sono le condizioni e le indicazioni il paziente dorme. Se no, ci sono degli altri tipi di anestesia o sedanalgesia un po' più profonda, come se avessimo bevuto non una, due bottiglie di vino, ok? Siamo comunque consci, ma in uno stadio di dormiveglia. Anche lì serve avere, come dire, un filtro nei pazienti che la fanno oppure quella che è meglio non farla. Quindi niente ipnosi stile Giucas Casella, no. ma anestesia. Non lasciamo a Giucas Casella quello. Va bene, grazie mille, ringraziamo il dottor Corrado Palmas per essere stato con noi e per averci dato delucidazioni in merito a, voi per l'invito. Insomma, a questi interventi molto molto complessi ma molto efficaci. Grazie a voi per l'invito ancora. Restate con noi, ci rivediamo tra un minuto esatto di pubblicità.